So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Istruzione, innovazione, cittadinanza attiva, incontro col territorio, crescita, inclusione, creatività. L'ELSA è progettualità, sicurezza. L'ELSA è accoglienza. L'ELSA è intraprendenza. L'ELSA è collaborazione. L'ELSA è condivisione. L'ELSA è un mondo di scoperte. L'ELSA è turismo e territorio. L'ELSA Morante è la libertà d'être soi-même. L'ELSA è semplicemente per te. Join us for a better future. Vieni all'ELSA con noi! Buonasera e bentrovati a Sassuolo Oggi TG. Doppio incidente questa mattina a Sassuolo. Una Renault Clio ed un'ambulanza AVAP di Formigine che trasportava feriti di un altro sinistro avvenuto in precedenza su via Palestro all'incrocio con via Peschiera si sono scontrate in via Radici in Monte all'altezza del sottopasso con via Ancora. Sul posto mezzi del 118 e la polizia locale. Questa mattina è stato presentato all'ospedale di Sassuolo EBUS, innovativo mezzo per videobroncoscopia pensato per migliorare la diagnosi delle patologie polmonari, in particolare per quanto riguarda le neoplasie. EBUS, primo strumento di questo tipo presente nell'area sud della provincia, sarà attivo nel nosocomio cittadino da gennaio e verrà messo a disposizione della rete provinciale di broncoscopia ed endoscopia. L'investimento totale per EBUS è di oltre 171.000 euro, 80.000 forniti dall'Associazione Ospedale di Sassuolo Onlus e 90.000 autofinanziati dalla società. Continua la protesta dei dipendenti di PAM Panorama. In questi giorni, negli spazi davanti al supermercato e in piazza Martiri Partigiani, i delegati stanno portando avanti un'opera di volantinaggio per far conoscere a tutti i motivi alla base dell'avvertenza. I dettagli nel nostro servizio. Noi siamo usciti in campo con delle iniziative in merito all'avvertenza che è in atto già da molto tempo qui a Panorama Sassuolo, perché comunque ci vediamo costretti a interagire in questa maniera, perché comunque l'azienda non ci dà più retta, nel senso che comunque chiediamo solamente che ci vengano rispettati i nostri diritti, dato che comunque da parte dell'azienda non viene più comunicato niente e ci sobbarca di lavori. Essenzialmente chiediamo all'azienda che ci venga detto che futuro abbiamo, che piani ha questa azienda per il futuro appunto dell'azienda, ma soprattutto di noi lavoratori, perché hanno aperto licenziamenti, stanno aprendo comunque mobilità, stanno facendo situazioni che ormai sono insostenibili da parte dei lavoratori, perché ci stanno sobbarcando di lavori e quant'altro. Chiediamo appunto all'azienda di aprire dei rapporti con noi, sia da parte del sindacato che dei lavoratori, perché non riusciamo più ad andare avanti. E oggi state facendo un lavoro di volantinaggio, perché il vostro obiettivo è anche fare capire alla cittadinanza cosa sta succedendo. Esattamente, perché comunque la cittadinanza di Sassuolo, soprattutto che siamo nell'ambito di questo territorio, vogliamo che ci supporti anche motivando la nostra decisione per fare queste iniziative, perché comunque l'azienda, come già ripetuto, non ci viene incontro e l'amministratore delegato non supporta queste nostre richieste e ci esclude sempre da ogni iniziativa unilaterale che prende l'azienda. Ricordo che
motivando queste cose, noi abbiamo già in campo 8 ore di sciopero programmate e dato che comunque, come ripetuto, l'azienda non ci ascolta, abbiamo ritenuto necessario a ulteriori 8 ore di sciopero e stiamo già concordando anche comunque assemblee e sindacati per far venire i lavoratori a conoscenza maggiore di quanto sta succedendo in questo campo. La nostra forte preoccupazione per la situazione attuale, nel senso che già da 10 anni e più Panorama ha disdettato praticamente il contratto integrativo e nonostante questo le situazioni sono andate sempre peggiorando, praticamente almeno nel nostro punto vendita come pure in altri. Siamo, dicevo, molto preoccupati per la situazione perché il punto vendita di Latina il 31 di luglio è stato chiuso totalmente e i lavoratori ovviamente lasciati tutti a casa. È stata aperta una procedura di licenziamento collettivo a Campi Bisenzio, a Firenze, dove il 25% del personale verrà assolutamente licenziato. E tutte queste sono decisioni prese unilateralmente dall'azienda che non cerca nessun confronto con le unità sindacali, praticamente con le sigle sindacali, e continua a prendere decisioni, appunto, dicevo, in maniera unilaterale, senza confrontarsi né con i dipendenti né con le sigle sindacali. E il 24 di novembre siamo stati a Roma in manifestazione, siamo stati davanti al Ministero dello Sviluppo Economico per cercare di indurre appunto l'amministratore delegato ad un confronto con le sigle sindacali nazionali, ma non c'è stato nessun tipo di... non si sono presentati praticamente, quindi non hanno assolutamente... L'amministratore delegato ha dato una disponibilità ad un incontro intorno alla metà di gennaio, ovviamente dopo le feste, quindi lasciando passare questo momento critico del Natale, per cui è abbastanza inutile la cosa, insomma, anche perché insomma, si parla a gennaio di una situazione molto critica di nuovi esuberi e di nuovi potenziali licenziamenti. Quindi la nostra preoccupazione come lavoratori è, penso, più che fondata. Stiamo cercando di tenere unite 2 vertenze, praticamente in un'unica, quella che riguarda appunto la tenuta occupazionale di noi lavoratori dipendenti di Panorama diretti, sia anche dei dipendenti che lavorano con le cooperative in appalto delle pulizie, che hanno poca voce in capitolo perché purtroppo spesso sono contratti a termine, a chiamata e hanno pochissime ore, quindi non hanno un peso, diciamo così, per farsi sentire. Cerchiamo insomma di tenere noi tutto quanto insieme per portare avanti tutto quanto allo stesso tempo. Ed ora passiamo allo sport. Il Sassuolo Calcio chiude il 2021 con un pesante KO. Ieri i neroverdi hanno perso 3-0 il derby emiliano contro il Bologna. Dopo aver incassato le reti di Orsolini e Dichi nel finale di primo tempo, nella ripresa la formazione di Mister Dionisi non è riuscita a rientrare in partita. Nei minuti di recupero, poi, Santander ha chiuso i conti con la rete del 3-0. I neroverdi torneranno in campo il 6 gennaio per la gara contro il Genoa. Mercoledì amaro anche per la Green Warriors Sassuolo. Le neroverdi ieri hanno perso per 3-0 in casa di Omag MT San Giovanni in Marignano, venendo eliminate ai quarti di finale dalla Coppa Italia a 2. Domenica la formazione di coach Venco proverà a ritrovare la vittoria in trasferta a Macerata. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. Vi diamo appuntamento, come sempre, a domani.